cazzo fa? Oddio! Si è spenta la luce? Si è accendita la luce. Oh madonna, qua dietro. Non lo so. Senti? Vai. E fai la luce col cellulare. Sì, ma non ce l'ho fatta. Non vedo. Buonasera ragazzi e benvenuti in un nuovo video del canale. Non sono da solo perché là dietro c'è una persona che tra poco vi svelerò e vi presenterò, ma già conoscete. Ma soprattutto ragazzi, siamo in un mese horror per eccellenza. Ottobre, Halloween. Non vi dico che giorno è oggi, stiamo per girare, io e quest'altra persona che tra poco vi svelo. E abbiamo deciso di portarvi in un luogo veramente infestato. Un luogo, anche qua mi ripeto, ma horror per eccellenza. Perché siamo nel Principato di Lucedio e qui, se non troviamo fantasmi questa notte, possiamo andare in pensione, perché è pieno, è veramente pieno. Ci sono storie, leggende che hanno dell'incredibile. Però adesso ci tengo a presentarvi un attimo chi è con me. Sibilla. Potevo mancare ad Halloween? Potevo mancare qua a Lucedio? Assolutamente no. Lucedio o Lucedio? Non lo so. Io ho detto Lucedio, tu Lucedio, però mi piace lo stesso. Vabbè, lo stesso. Ok. E no, niente. Mi sa tanto di Lucifero. Ho voluto portare Sibilla, perché tu non ci sei mai stata. No, qua no, assolutamente no. Mi è sempre piaciuto ed era uno dei posti che mi consigliavano di più. Da una parte sono contenta, dall'altra ho già paura. E c'è ancora il sole, perché sembra abbastanza terrificante quello che si racconta qua intorno. Giusto. Poi tra l'altro voglio farvi vedere una cosa, cioè noi c'è... Sì, non c'è nessuno. Un animale. E questa notte, Sibilla, voglio farti vivere delle emozioni forti in due luoghi molto particolari. Uno è il cimitero di Darola, si chiama così, ed è un cimitero che è stato sconsacrato proprio per rituali che sono stati svolti nel tempo, e non solo, perché sembra che ancora ad oggi qualcosa di strano, come sette sataniche, messe nere, rituali strani vengano compiuti. E poi ti voglio portare nell'ex santuario della Madonna delle Vigne, che è quel santuario dove vi è disegnato sopra lo spartito chiamato lo spartito del diavolo, che si dice che questo spartito sia stato fatto in passato proprio per sigillare questi demoni all'interno di un luogo sacro. Vuoi terrorizzarmi? Sì, ci tengo. E però adesso, scherzi a parte, avevo necessità che ci fossi anche tu, perché volevo provare a vedere una sensitiva in certi luoghi che cosa prova. Non volevo affidarmi solo alla strumentazione, quindi volevo capire insieme a te se potresti vivere qualcosa di particolare. Andiamo a vedere. Andiamo. Dopo questo preambolo, no? Tu come ti... Considerando che io credo fermamente in tutte queste cose, mi terrorizzo in luoghi normali, non lo so. Che tra l'altro pare che non ci siano neanche grosse vie di fuga, poi se bisogna correre e scappare, quindi la cosa mi preoccupa alquanto, ma andiamo insieme a vedere. Di non doverne correre né scappare. Va, vediamo. Sibilla, ci siamo, il sole sta calando, laggiù ci sono i reattori della centrale dismessa, ma cosa più importante è questa. Ecco. Entriamo lì? Direi proprio di sì. Questo è il cimitero, l'ex cimitero di Darola. Ora, adesso ancora. Adesso sì, ancora. Proviamo ad entrare e capire un attimo però se c'è già qualche forma di energia. Il K2 Sibilla ce l'ha, le tue sensazioni sono pronte a essere... Ci sono sempre. Andiamo. L'ho già acceso. L'hai già acceso? Sì. Okay. Si vede poco col fatto che non è notte, però. Sì, già comunque... arrivarci in questa selva. Sì, vediamo poi quando è buio se ce la facciamo. Sì. Tra questi roghi. Allora, se c'è qualcuno qua in questo cimitero può già accendere il K2. Così proprio all'ingresso. Sì.
tu sensazioni? Ma mi sembra tutto tranquillo ora. Vorrei parlare. A me già quando dici così che è tutto tranquillo, un po' mi spaventa perché ho già capito che cosa ci aspetta dopo. No, solo per fare un sopralluogo per vedere. Beh, io non sono proprio così tranquillo. Di me. Eh? Tu che sei? Non mi piace questo posto, non mi piace. Me l'hai raccontato. Non mi piace. Se c'è qualcuno. Io un po' se c'è il capo 2. Si faccia sentire. Mi accendete il K2? Dobbiamo andare dentro. Beh, comunque il fatto che c'è questo sentiero vuol dire che spesso ci viene qualcuno. Eh sì, qua. Il sentiero è battuto, eh. Il sentiero. Che vengono a fare una passeggiata, picnic. O... A qualcuno magari sì, però. Ah, si è acceso, guarda. Si è acceso? Qua. Me lo riaccendi, per favore? Qua proprio, nel momento in cui sono passata sotto questo arco. Mi riaccendete il K2, per favore? C'è come un benvenuto, se entrate sì, nell'arco. Nel momento in cui abbiamo passato l'arco. Guarda! Madonna. Fino all'arancione. Non lo so se l'ho preso. Provo a stare così? Sì. Sì. Qui, guarda. Sì. È qui che dobbiamo venire? È qui che è successo qualcosa? Possiamo entrare? Se sì, potete illuminare il K2. Possiamo entrare? Si è acceso, si è acceso, si è acceso. Volete che entriamo qui dentro? Io entrerei. Permesso. Uno. Entriamo, entriamo, Sibilla. Sì, 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 sì. Andiamo a vedere. Andiamo. Guarda, guarda come si accende. Si illumina? Sì. C'è qualcuno qui dentro? Quelle, cosa sono dei fiori secchi che hanno appoggiato sull'altare? Lo prendo, lo prendo. Guarda. È impazzito. Tantissimo. Guarda. Sei sicuro di voler venire qui stanotte, quando è tutto buio? Certo. Sei già così... Incredibile. Io ho i brividi ovunque. Sì? Sì. Proviamo a appoggiarlo qua. Ok. Qui ci allontaniamo. C'è dei fiori. Sono stati compiuti dei rituali qua dentro? Sono successe. Metti lì. Sono successe delle cose brutte qua dentro? Se sono successe delle cose brutte, potete accendermi lo strumento? Ripeto, lo provo a chiedere io. Sono successe delle cose brutte qua dentro. Guarda, se sì, guarda. Se sì, potete accendere lo strumento, per favore. Sono successe cose brutte. Hanno compiuto dei sacrifici qua dentro questa chiesetta? Ha detto sì. Si è illuminato? Sì. È successo qualcosa di brutto? Hanno sacrificato qualcuno dentro questa cappella? Guarda, c'è ancora sopra. Guarda che si è acceso. La sensazione, Sibilla? È come se volessero dirci qualcosa. Più che sensazioni o presenza negativa, sento come se ci fossero delle anime che vagano senza una meta, senza... e che magari vogliono raccontarci qualcosa. Adesso che è ancora giorno, in questo momento, presenza brutta, negativa, pesante di qualcuno che non ci vuole, io non,
non la sento, bisognerebbe provare poi a vedere, però come hanno detto al K2 qualcosa è successo, magari può darsi che portando le altre strumentazioni ci raccontino di più, perché prima quando abbiamo chiesto se erano stati compiuti i sacrifici il K2 si è acceso, quindi è un cimitero, ok, però a quanto pare dai racconti magari qualcuno è venuto a fare qualche messa, qualche rito, e quindi magari anime ci possono dire qualcosa di più, certo, di quello che è successo. Siamo, e Sibilla tu correggimi, che magari sei più esperta di me, nel mese ottobre, dove sembra che verso fine mese le porte tra il nostro mondo e le porte del mondo dell'aldilà siano più ricettive l'una con l'altra, giusto? Esattamente. La linea di confine tra questo mondo e l'altro mondo è più sottile. Quindi io chiedo, visto questa peculiarità di questo mese, visto che noi ci troviamo qua ad ottobre, il mese di Halloween, il mese in cui le porte dell'inferno, le porte del paradiso e il nostro mondo sono più aperte e più ricettive l'una con l'altra, se c'è qualche entità si può far sentire comunicando con noi tramite questo strumento? Può accenderlo? C'è qualcuno qua? Si può far sentire? Ci sono energie negative qua dentro? Se sì, illuminate questo strumento, per favore. Ci proviamo a spostare? Sì. Qua ci sono delle lapidi. Sì, qua c'è una cappella. Guarda il K2, da semi. Cioè, profanata, chiaramente, sì. Perché... Sì, però voglio dire, si sono presi cosa? Non lo so cosa ci fosse, è vero. Si sono murate e perché c'era una bara. Però perché? C'è qualcuno qui dentro? A parte che c'è una gran puzza. Che voglio dire? Però questa ok, poi, ma questa come fai a far uscire la bara? Non lo so, e soprattutto quella lassù. Qualcuno vuole parlare con noi? Mi accendete il K2 se c'è qualche presenza qui? Mi fa male questa mano, come se avessi qualcuno che mi sta stringendo. Ah. Sì, come se avessi... E cosa vuol dire secondo te? Dobbiamo andarcene? C'è un... No, di solito quando è così è perché vogliono dire qualcosa, no? Allora la mano è quella con cui scrivo. Mm-hmm. Però mi colgono impreparata perché l'ultimo dei miei pensieri era venire qua e fare una scrittura, di solito lo faccio. No, non c'è neanche modo se vai. No, infatti non ho neanche portato dietro. Però la mano intorpidita e mi succede quando qualcuno vuole che io faccia la scrittura. Però purtroppo non è una cosa che avevo in previsione. No. Cosa è successo? Tanto qua non si può vedere, ma... Cioè, no, non ho capito. Che è successo? Io, no, la dico in camera. Ho avuto questa sensazione come se qualcuno da fuori mi tirasse qualcosa addosso. Perché io mi sono sentito arrivare qualcosa addosso sulla schiena. Come se ti spingessero. No, come se mi avessero lanciato qualcosa. Ma non c'è nessuno che lancia cose, ovviamente, perché non c'è nessuno. E non so se rimane una mia sensazione data da non so che cosa o qualcuno... O qualcosa mi è arrivato addosso, perché io proprio sentivo tac, ma sulla mia schiena, se non sbaglio, si è illuminato il K2. Ah, stavo guardando, non che so sentivo. Ah, magari si vede, non stavo.
Avete acceso il K2? Andiamo. Tieni il K2 acceso, così vediamo se succede ancora qualcosa mentre andiamo via. Il santuario della Madonna delle Vigne. Questa è una chiesetta sconsacrata dove al suo interno c'è uno spartito chiamato lo spartito del diavolo. Realmente è stato fatto e concepito per intrappolare delle entità negative e demoniache.